Dal Vangelo di Marco. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti gli ammalati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella questa domenica vi raggiunge dalla mia casa, dall'Episcopio di Lanciano, perché nel Vangelo ci viene detto che Gesù, lasciata la sinagoga dove lo abbiamo visto operare domenica scorsa, entra subito nella casa di Pietro, che è proprio davanti alla sinagoga. Per cui abbiamo voluto ambientare dentro una casa il commento del Vangelo di oggi, proprio per rendere plasticamente quello che accadde quel giorno nella casa della suocera di Pietro. Gesù continua la sua giornata, il suo sabato, e come le nostre giornate, anche la giornata di Gesù era stata particolarmente piena, particolarmente intensa. Era iniziata con la preghiera pubblica nella sinagoga, ora si trasferisce nella casa per vivere un momento di intimità, ma nella casa per continuare ad operare il bene, per continuare a mostrare il volto misericordioso di Dio. È un passaggio importante, carissimi, quello che Gesù fa in questo episodio. È il passaggio dalla sinagoga, il luogo delle antiche assemblee del popolo ebraico, alla casa, il luogo della nuova assemblea, il luogo della riunione del nuovo popolo di Dio, una casa che deve diventare chiesa. È il passaggio dalla sinagoga alla chiesa domestica, alla famiglia, all'interno della quale, proprio perché la famiglia è essa stessa un Vangelo, una buona notizia, il Signore manifesta il volto misericordioso del Padre attraverso le parole, ma soprattutto, ancora una volta, attraverso i gesti. E in questa casa si evince una volta di più l'importanza della comunità. Appena entrato, subito tutte le persone che erano presenti gli parlano di lei, gli parlano della suocera di Pietro, questa donna che era a letto, malata, era febbricitante. E Gesù si reca anche lui subito vicino al suo letto, si accosta a lei come farà il buon samaritano con la persona che aveva incontrato i ladroni. La vede, le parla, le dà la mano, la rimette in piedi, la febbre la lascia ed ella subito si mise
a servirli. Che belli questi passaggi che il Signore compie dopo la sollecitazione della comunità. La comunità si fa carico di un suo membro che è nel bisogno. Anche oggi, fratelli e sorelle, le nostre comunità devono farsi carico, devono prendersi cura delle persone più fragili, delle persone più deboli. Qui si manifesta l'importanza della preghiera di intercessione, qui si manifesta l'importanza di ciò che ognuno di noi può fare per l'altro, direttamente e anche presentandolo al Signore. E poi Gesù ci mostra la strada maestra, quella che anche noi dobbiamo percorrere. Anche noi, come ha fatto Lui, dobbiamo avvicinarci a chi è nel bisogno, dobbiamo accostarci, dobbiamo prenderlo per mano, dobbiamo parlarle e poi dobbiamo alzarlo. Dobbiamo prenderlo per mano. Quanto è importante la mano nella vita di ciascuno di noi. Quando eravamo piccoli cercavamo la mano della mamma, quando eravamo piccoli cercavamo la mano del papà, la mano di qualcuno che ci potesse condurre appunto per mano, che ci facesse fare i primi passi nella vita. A volte anche per addormentarci avevamo bisogno di una mano che ci tenesse, almeno di un dito al quale poterci aggrappare. Ma poi da adulti, nella vita di tutti i giorni, abbiamo bisogno di mani che si stringono nell'amicizia, abbiamo bisogno di mani che si abbracciano nell'amore. E come ci mancano questi gesti nel tempo di pandemia che stiamo vivendo. Ma abbiamo bisogno di mani anche quando ci laureiamo, abbiamo bisogno di mani quando stipuliamo un contratto, abbiamo bisogno di mani in tantissime occasioni della nostra vita. Diamo una mano a chi ha bisogno, diamo una mano a chi è in difficoltà, manifestiamo anche attraverso le mani, quando ovviamente sarà possibile farlo in sicurezza, il nostro affetto e la nostra vicinanza. E Gesù, prendendola per mano, la rimette in piedi. Il testo dell'Evangelista Marco ci dice che la fa risorgere, come se le donasse una nuova vita. La febbre l'aveva rinchiusa nel letto, la febbre l'aveva fatta concentrare su di sé. Gesù che interviene, rimette in piedi questa persona ed ella può concentrarsi sugli altri, può aprire la sua vita all'amore e al servizio. Diceva San Girolamo, ogni volta che commettiamo il male, ogni volta che siamo egoisti e superbi, abbiamo la febbre. La febbre ci deve lasciare e ci lascerà nella misura in cui noi amiamo. E quando noi facciamo sperimentare la cura, l'affetto, l'amore a una persona, essa ritrova la sua autonomia, essa ritrova la sua capacità di azione, essa ritrova la sua capacità di muoversi, stando in piedi da persona adulta e responsabile, e si mette a servire. La vittoria sulla febbre dell'egoismo è la vittoria dell'amore e del servizio. Questo ci chiede di fare il Signore. Un servizio che Lui non svolge a favore di telecamera, ma nel chiuso di una stanza, e non a favore di tante persone importanti, ma semplicemente di una donna che a quel tempo apparteneva alla categoria più misconosciuta, insieme con gli orfani, e con le vedove della società di allora. Ma la giornata di Gesù non termina con questa guarigione. La giornata di Gesù continua e con essa continuano anche i suoi impegni. Vive un momento di ristoro, vive un momento di intimità nella casa della suocera di Pietro, ma poi a sera, quando inizia il giorno nuovo, quando finisce il sabato, giorno in cui non si poteva far nulla, nemmeno curare gli ammalati, non dimentichiamo che Gesù fu rimproverato per questo, quando finisce il sabato appunto e inizia il giorno nuovo, portano da Gesù tutti i malati, tutti gli indemoniati, tutta la città
è alla porta della casa della suocera di Pietro e Gesù esce, Gesù va incontro, Gesù diventa, come dovrebbe essere la Chiesa, ospedale da campo, si mette a disposizione, guarisce tutti e da tutti scaccia i demoni. Le persone sono felici e Gesù anche è felice quando ci prendiamo cura, quando facciamo il bene, quando amiamo e serviamo, allora, solo allora, siamo nella gioia e nella felicità. E questo è il Vangelo che dobbiamo annunciare, come ci ricorda anche San Paolo nella seconda lettura. Guai a me se non evangelizzo, se non annuncio il Vangelo. La giornata finisce. Gesù insieme ad altre persone vanno a riposare, ma quando ancora era buio, mentre tutti ancora dormivano, Gesù ha un'altra cosa da fare. La giornata che si era aperta con la preghiera pubblica si conclude e si riapre con la preghiera personale. Gesù va in un luogo solitario, si mette di fronte a Dio suo Padre e lo prega. Lo prega per ringraziarlo, lo prega perché il Padre gli riveli l'essenziale della sua missione, gli faccia fare la graduatoria delle cose importanti da fare, perché le azioni così numerose, così faticose, non lo disturbino, non lo distolgano da ciò che è veramente fondamentale. È bello allora che noi comprendiamo questo, fratelli e sorelle. Le nostre giornate devono cominciare con la preghiera, devono passare attraverso le cose da fare, ma devono terminare nuovamente con la preghiera, dopo aver sperimentato anche la fraternità e la convivialità familiare. La preghiera deve avere una dimensione comunitaria e la preghiera deve avere una dimensione personale. Ma questa preghiera che Gesù faceva in un luogo solitario viene disturbata da Pietro e dagli altri che lo cercano. Il Vangelo usa un termine che fa riferimento alla caccia. È come se Pietro e gli altri discepoli fossero andati a caccia di Gesù e quasi lo rimproverano. Signore, tu sei qui da solo a pregare mentre laggiù nel paese tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Battiamo il ferro finché è caldo. Gesù dice a Pietro: andiamocene nelle altre città, negli altri villaggi, perché anche lì io devo annunciare il Vangelo, anche lì devo rendere presente il regno di Dio. Vedete allora, carissimi, che chi detta l'agenda di Gesù non è un segretario, come voleva diventare Pietro, ma è la preghiera. È il discernimento del cuore che Gesù riesce a fare mettendosi di fronte a Dio, suo Padre. Nella preghiera Gesù capisce qual è la volontà di Dio. Nella preghiera Gesù capisce cosa è importante effettivamente fare. Sia così anche per me e anche per voi. Le nostre giornate si aprano e si chiudano con la preghiera. La nostra preghiera sia personale e comunitaria. Non manchino nelle nostre giornate i momenti di intimità e di convivialità. Non manchino le nostre case che si fanno chiese. Non manchino le nostre case che si aprono ai bisogni e alle necessità dell'intera comunità. E non manchi però nella nostra giornata anche la capacità di metterci al servizio per far diventare concreto l'amore che il Signore ci ha manifestato con la sua misericordia. Attraverso l'amore e attraverso il servizio vinceremo ogni febbre di egoismo e superbia, vinceremo ogni demone che ci vuole individualisti e capaci di pensare solo a noi stessi. Apriamo il nostro cuore all'amore, apriamo il nostro cuore al servizio.